Innanzitutto ragazzi, ieri San Giovanni la Punta, Milazzo, oggi Augusta, c'ero venuto dal ministro e avevamo mantenuto la promessa, avevamo detto Augusta non sarà più solo nota perché sbarcano gli immigrati, centro per gli immigrati, posti per gli immigrati, le case per gli immigrati, Augusta tornerà a essere dei cittadini di Augusta, appunto, la Sicilia e i siciliani. La Sicilia e i siciliani con lavoro al primo posto, con lavoro al primo posto. Massimo parlava di mare, parlava di pescatori. Ieri a Roma ho incontrato i parenti di 18 pescatori siciliani che sono ostaggi del governo libico e il governo italiano se ne frega. È incredibile far sbarcare i clandestini e abbandonare i pescatori siciliani al loro destino, abbandonare queste famiglie. Abbandonare questi marinai, vi rendete conto che c'è qualcosa che non funziona? Se dobbiamo farci carico degli abusivi che arrivano dall'altra parte del mondo e poi ci facciamo pure speronare dalle imbarcazioni tunisine che speronano le motovedette della finanza italiana. E io vado a processo perché ho chiuso i porti, ho detto basta a Sicilia campo profughi. Sono orgoglioso di andare a processo. Sono orgoglioso di aver difeso l'Italia e gli italiani. Lavoro. Qua me lo diceva Massimo, ne parlavamo prima. Ragazzi, manca il piano regolatore, manca l'acqua. Qua la scelta è molto semplice. Se uno è contento dei sindaci che hanno governato Augusta fino a ieri, votate gli altri. Votate il PD, votate i 5 Stelle, tanto li avete provati tutti. Tutti gli altri li hanno provati. Sulle tasse, sul mare, sui parcheggi. Uno non ha mai governato Augusta, uno. Massimo con la Lega. Noi possiamo avere mille difetti ma non abbiamo mai governato neanche un condominio. Quindi quelli che dicono, oh, attenzione, la Lega, ma dove governa la Lega? Le cose mediamente funzionano. Le strade funzionano, gli ospedali sono aperti, le scuole sono aperte. Io vedo tanti ragazzi e confermo la promessa, manderemo a casa il ministro Azzolina, che è una calamità per la scuola italiana. Il ministro Azzolina non è in grado, ma non coi banchi con le rotelle, non è in grado di gestire neanche un asilo nido, una scuola materna. Mancano i presidi, mancano gli insegnanti, mancano i bidelli, mancano le mense. E questa per 3 mesi è andata in giro a cercare banchi con le rotelle che neppure ha trovato. Quindi diritto alla scuola, diritto al lavoro, diritto alla sicurezza, perché l'immigrazione, se è regolare, è un fattore positivo. Cioè, l'unica cosa che non accetto è l'equiparazione fra gli italiani che emigrarono nel Novecento e quelli che sbarcano ad Augusta adesso, perché dico, ma anche i nostri nonni da Augusta o da Milano o da Roma andarono in Belgio, in Germania, in Svizzera, in Canada, negli Stati Uniti. I nostri nonni andavano all'estero e si facevano un mazzo così, lavorando dalla mattina alla sera, e nessuno li metteva in albergo, in stanare o sulle navi da crociera ad Augusta. C'è altro che i nostri nonni portavano rispetto, portavano sacrificio e portavano cultura. Qua c'è gente che sbarca e poi l'abbiamo visto ad Agrigento ancora questa settimana e prende a schiaffi i poliziotti. Invece di ringraziare che ti metti in albergo, sbarchi, vai ad Agrigento e aggredisci i poliziotti. C'è qualcosa da risistemare. E le piazze della Sicilia mi dicono che siete assolutamente sulla strada giusta. Non è una strada comoda, perché Massimo invece di candidarsi l'ha detto, gli hanno promesso fai l'assessore, fai il consigliere, assumo Tizio, assumo Caio, basta, noi preferiamo l'onestà e la coerenza alla poltrona. Se qualcuno vuole la poltrona, voti il PD, voti i 5 Stelle, voti di là per la poltrona, a noi non interessa quelle robe lì. Se si vince si governa, e la forza di Massimo è che è anche una squadra che è su questo palco. Fate un applauso alla squadra che c'è su questo palco, perché veramente hanno idee chiare, progetti. E fate un applauso anche a quelli che si ricordano di essere al mondo solo per insultare il prossimo, che mi fanno una tenerezza infinita. Che vita calma essere al mondo non per portare avanti le proprie idee, ma per insultare le idee dell'altro. È una vita
triste, ma ve lo dico, ad esempio la vita triste di quelli che stanno ironizzando sulla malattia di Trump. Chi scherza sulla salute del prossimo è un poveretto, chi scherza sulla vita e sulla morte è un poveretto. Quindi questa